Sapevi che solo un terzo di chi investe in criptovalute è donna? Bene, questo però sta cambiando rapidamente, soprattutto in questo nuovo contesto storico. Ora, se sei una donna che sei pronta ad entrare nel mondo delle criptovalute, questo video è esattamente per te. Ma anche se sei un neofita, in generale, ti consiglio di stare sul pezzo, rizzare le orecchie, perché in questo video vediamo esattamente come si possono superare le sfide e anche sfruttare le opportunità di monetizzazione all'interno del mondo cripto. Quindi il consiglio è quello di non perderti questa guida essenziale che è stato fatto proprio per chi vuole investire nel proprio futuro. Sigla. Lascia prima che mi presenti. Sono Antonio Ereditario e da anni aiuto le persone a comprendere come l'economia 3.0 possa permettere a chiunque di lasciarsi per sempre alle spalle il proprio lavoro stressante e tradizionale e di conquistare così l'indipendenza finanziaria. Per questo ho fondato la Crypto Power Academy, un luogo di formazione elitaria ad accesso esclusivo dove abbiamo già accompagnato oltre 750 studenti da zero a macchine genera ricchezza digitale, sia passivamente grazie alla costruzione di un portafoglio diversificato che attivamente tradando derivati. Se credi che per te sia troppo difficile o addirittura impossibile, beh, semplicemente non conosci l'approccio semplice, diretto e pratico con il quale in prima persona ho ottenuto grandi risultati sfruttando i segreti della giungla delle monete digitali. Ed oltre ad essere un investitore digitale, sono anche uno youtuber, un content creator con un seguito che ha sfondato il muro dei 700.000 follower. Tant'è che negli ultimi anni sono stato invitato come speaker ai principali eventi crypto e blockchain italiani, come ad esempio il Blockchain Forum, il Web3 Digital Summit, il Crypto Expo Milano o mi avrei visto su RTL 102.5. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Antonio Ereditario, co-founder di CP Academy. Oggi parliamo di un argomento che sta rivoluzionando il mondo della finanza. Indovina un po', come hai detto? Sto parlando delle criptovalute. Infatti, sappiamo che il mondo delle criptovalute è sempre stato dominato dagli uomini, ma finalmente e anche recentemente le donne stanno scoprendo quelle che sono le opportunità che questi asset digitali stanno offrendo. E sono poi le stesse donne che si stanno interessando sempre di più a questa opportunità di monetizzazione. Monetizzazione, ma non solo monetizzazione, c'è veramente un mondo dietro. Ora, il numero di donne che investono in cripto è in aumento e questo lo stiamo vedendo di anno in anno. Ora, se sei una donna che pensa di investire in criptovalute, iniziare può essere un qualcosa di complesso, ma allo stesso modo eccitante, così come lo è stato iniziare anche per me. Ogni cosa presenta le sue sfide, soprattutto all'inizio. Voglio sostenerti nel tuo viaggio all'interno del mondo delle criptovalute e per farlo ho parlato con un po' di donne, leader del settore che hanno delle community per sapere esattamente cosa ne pensano. E quindi andiamo a vedere anche un po' quali sono delle risorse disponibili all'interno della community delle investitrici e individuiamo poi all'interno di questo video quali sono i passi fondamentali da compiere quando si inizia ad investire in criptovalute. Quindi in questo video troverai un po' di citazioni che vengono riprese da queste interviste. Direi che dovremmo partire dal superare le sfide e soprattutto creare fiducia, due termini abbastanza importanti. Quindi vorrei iniziare con un po' di dati, ovvero ho visto un report del Global State of Crypto di Gemini e ho letto che soltanto un terzo di chi investe in criptovalute negli Stati Uniti è donna. Questo numero, cioè un terzo, è in gran parte rappresentativo dei paesi del primo mondo. Possiamo dire primo mondo? Anche se le donne nei paesi in via di sviluppo investono maggiormente in criptovalute. Non mi sorprende che le donne non sono ben rappresentate nel settore cripto. Ora, se ci pensi, le criptovalute si trovano tra l'intersezione di due domini maschili, ovvero la finanza e la tecnologia, e le criptovalute sono proprio al centro. Sappiamo che storicamente le donne sono state strutturalmente e anche legalmente escluse da questi settori. Ci sono state diverse lotte, diverse rivoluzioni e forse questa è una di quelle. Ed è comprensibile come questa rappresentazione, che è minore in minor parte delle donne, e sto parlando insomma all'interno della finanza e della tecnologia, si sia tradotta poi in una minore partecipazione alle criptovalute e anche alla blockchain stessa. Ma questo poi significa che in generale le donne non abbiano del tutto abbandonato le criptovalute o non le abbiano prese proprio in considerazione. Anzi, infatti il report di cui ti stavo parlando ci dice che più della metà delle persone, diciamo, interessate alle criptovalute, sono donne, e questo in America, negli States. A questo punto volevo fare anche una piccola postilla sul fatto che le criptovalute sono la terza tipologia di investimento più popolare tra le donne della generazione dei millennial, quindi inizio anni 80, per intenderci, 40,
30, 40 anni, 35, 40 anni, o comunque più giovani. Complessivamente, comunque, sappiamo che l'8% delle donne che investe ha dichiarato di possedere delle criptovalute. Tuttavia, mi rendo conto che ci siano delle barriere d'ingresso, ma insomma, d'altro canto, ci sono anche delle opportunità grosse, quindi c'è un buon bilanciamento dal mio punto di vista. Ora, secondo alcune donne, le criptovalute sono più adatte alle stesse rispetto al mondo della finanza tradizionale. E questo, dal mio punto di vista, vale sia per le donne ma anche per gli uomini. E questo perché? Perché per loro natura le criptovalute sono decentralizzate e questo elimina molte barriere d'ingresso che tradizionalmente hanno tenuto molte donne lontane, sia dal potere che dalla ricchezza. Ma abbiamo casi anche di intere popolazioni che purtroppo non possono avere dei conti in banca e utilizzano le criptovalute per potersi scambiare del valore. Ora, nonostante queste sfide, è importante andare a riconoscere il fatto che lo spazio delle criptovalute sia meritocratico o comunque più meritocratico rispetto a quella che è la finanza tradizionale, mettiamola così. Posso anche dire che voglio dire che da parte mia di CP Academy, la prima accademia insomma in Italia per quanto riguarda i metodi di monetizzazione con le criptovalute, le persone con conoscenza e competenze sono sempre benvenute e questo indipendentemente dal genere. È chiaro a questo punto come a differenza di alcuni sistemi gerarchici più tradizionali, il settore delle criptovalute è aperto a chi arriva, chi è nuovo e che ha soprattutto passione e competenza. Ora, probabilmente vi starei facendo una domanda, ovvero, ma quali sono i vantaggi di prendere parte alle community crypto come donna? Il tema più comune tra le donne con cui ho parlato sono proprio le community, ovvero sentirsi parte di qualcosa. Oggi siamo in un mondo che è sempre più distante, sempre più distaccato e la persona si sente sempre più sola. Ed è qui che intervengono esattamente le community. Infatti, a differenza della finanza tradizionale, le criptovalute hanno una storia più breve e meno entità centralizzate. Questo che significa che di conseguenza è tutto un po' più semplice ed è anche più probabile che le persone imparino l'una dall'altro piuttosto che dalle organizzazioni ufficiali, dalle scuole, dagli enti, dal governo, robe di questo tipo qua. Ora, la cosa interessante è che questo movimento parte dal basso, diversamente dalla finanza tradizionale. Allo stesso tempo però c'è anche da dire che molte delle community sono state fondate e sono in gran parte frequentate da uomini, il che fa sì che alcune donne si sentano a disagio o comunque non accolte. Quello che posso dire è che all'interno della nostra community di CP Academy ci sono diverse donne e questo è un segnale molto positivo perché rappresenta un ambiente safe, sicuro, in cui c'è rispetto e soprattutto c'è voglia di imparare e di scambiarsi informazioni e di andare a creare quello che è un ambiente formativo in cui si apprende, diciamo, con il sorriso, se così possiamo dire, e con chiarezza e reciprocità. A proposito, clicca sul link che trovi qui sotto in descrizione per avere maggiori informazioni sulla CP Academy, se vuoi maggiori info e se vuoi far parte, insomma, della prima scuola di monetizzazione con le cripto in Italia. Ad oggi più di 1000 studenti e più di 180 ore di corsi e di lezioni erogate. Ora, ad esempio, Roberta l'altro giorno mi raccontava di essere venuta a conoscenza delle criptovalute parlando con i suoi colleghi, ovviamente uomini, nel settore finanziario. Dopodiché ha partecipato a degli eventi sulle cripto e dice che spesso insomma era l'unica donna e l'unica persona a non avere una felpa ed un cappuccio. E vabbè, ho notato comunque che le donne più degli uomini amano imparare insieme, soprattutto quando si tratta di argomenti nuovi e potenzialmente qualcosa che potesse intimidire, qualcosa un po' più, diciamo, di intimidatorio. Invece i ragazzi, d'altro canto, si divertono a imparare con e dai loro coetanei e questo in un ambiente più supportivo in cui nessuna domanda è troppo elementare. Gli studi comunque in generale ci dice che, nonostante non sia così fornita, impegnarsi all'interno di una community aumenta quella che è la fiducia in se stessi e anche la capacità di risolvere dei problemi. Due aspetti molto importanti per prendere delle decisioni di investimento. Non a caso l'Accademia Digitale di CP è una vera e propria eccellenza che pullula di opportunità di monetizzazione. Persone che si aiutano, come dicevo, insomma, all'interno della nostra Accademia Digitale, che alla fine è un server Discord, andiamo a condividere tutto quello che tutte quelle che sono le opportunità di monetizzazione, come dicevo, e c'è la possibilità di mettersi in contatto con i coach e quindi avere anche un supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ora, se ti stai chiedendo come iniziare questo viaggio all'interno delle criptovalute, questa è una buona domanda e voglio fare un breve riassunto di come si può iniziare ad investire in criptovalute, indipendentemente dal sesso, ovviamente.
Anzitutto, la prima cosa che ti consiglierei è capire come funzionano le criptovalute. Le criptovalute sono un bene digitale, quindi non sono un qualcosa di tangibile realmente. E sebbene siano definite valute digitali, non appartengono alla stessa categoria delle valute fiat. Valute fiat significa quando ci riferiamo insomma al dollaro, quello statunitense, oppure l'euro. Queste, essendo comunque generalmente una forma decentralizzata di asset, le criptovalute non vengono create, controllate o comunque sostenute da un governo, nello specifico non dal governo degli Stati Uniti, o almeno dovrebbe essere così, o comunque da qualsiasi altro governo, se è per questo. D'altro canto, il valore di un'azione solitamente sappiamo che si basa, almeno in parte, sulla performance dell'azienda, mentre il valore delle criptovalute si basa interamente su quanto gli investitori sono disposti ad investire, quindi domanda e offerta. Per questo motivo non hanno necessariamente un valore intrinseco, ma non significa che non abbiano un valore. Ora, le criptovalute hanno diversi utilizzi, infatti all'inizio del 2024 di quest'anno erano presenti sul mercato più di 9-10.000 criptovalute, ma la maggior parte di queste non ha alcun valore, quindi è destinata ad andare a zero. Per darti un'idea, le criptovalute più popolari, anche insomma per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, sono il re Bitcoin e la regina Ethereum. Detto ciò, per iniziare bisogna scegliere un'applicazione per iniziare. Sì, c'è bisogno in gergo tecnico di un exchange per acquistare criptovalute. Di solito è necessario aprire un conto tramite questi exchange che ci permettono, tramite una semplice app, di comprare e vendere delle criptovalute. Per farti un esempio, ti basterebbe pensare appunto che queste applicazioni sono come il tuo home banking, ovvero le app che utilizziamo per la banca. Accedi al tuo conto e magari insomma hai delle opzioni per poter acquistare delle azioni, delle obbligazioni, allo stesso modo anche delle criptovalute, e questo lo si può fare tramite gli exchange, che solitamente sono un po' più affidabili, e recentemente anche Revolut ad esempio ha messo la possibilità di poter scambiare criptovalute. In questo caso tradizione e innovazione si stanno avvicinando sempre di più. Se prima, fino a qualche tempo fa, non se ne voleva proprio sentir parlare di criptovalute e di blockchain, ora anche le banche e insomma le istituzioni stanno iniziando ad utilizzarle, ad integrarle nel loro lavoro e quindi nella vita quotidiana poi di ognuno. Per prima cosa, per scegliere questi exchange è bene scegliere degli exchange affidabili, con delle misure di sicurezza affidabili, allo stesso modo delle recensioni positive, perché no, e anche un'assistenza clienti fatta bene. Ora, se non sai da dove iniziare, posso consigliarti diciamo delle applicazioni, degli exchange per poter partire, e all'interno della descrizione di questo video qua sotto trovi delle promozioni che cambiano e sono sempre le migliori scelte per la community, sia per quanto riguarda Bybit ma anche per quanto riguarda BingX. Quindi trovi tutti quanti i riferimenti in descrizione, con tutti quanti i bonus, con i primi depositi e quindi anche dei bonus monetari se scarichi l'applicazione e inizi a investire in criptovalute. Arrivati a questo punto, devo dire che il passaggio sulla sicurezza sia piuttosto fondamentale. Questo è cruciale tra per chi entra all'interno del mondo delle criptovalute. Infatti, quando si inizia a utilizzare le cripto, la sicurezza deve essere una priorità assoluta. Infatti le criptovalute, sappiamo, sono note per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, tra cui attacchi hacking e anche dei progetti piuttosto truffaldini. Quindi occhi aperti. Ora, ricordo che stavo chiacchierando con la fondatrice di Crypto Witch Club, che mi confermava come per la creazione di un sito web chiunque può creare e distribuire una criptovaluta o un NFT. Oltre a questo, gli exchange possono essere chiusi oppure crollare, come abbiamo avuto insomma testimonianza in un passato recente. I progetti possono fallire, si può fare click su un link fake, ovvero scam, truffa, e il modo per proteggersi è investire in progetti verificati in cui si crede. E qui si aprirebbe un altro capitolo nell'analisi dei progetti, ma non è questo il caso in cui ne parleremo, ma trovi delle risorse gratuite qua all'interno del canale. Ora, dobbiamo vedere anche come scegliere il proprio wallet, o in termini biblici, il proprio portafoglio. Ora, un'altra fase importante dell'investimento in cripto è proprio la creazione del proprio wallet cripto, ovvero del proprio portafoglio cripto. A differenza del portafoglio fisico, che contiene i contanti e anche magari le carte di credito, il portafoglio cripto non contiene realmente le criptovalute. Al contrario, contiene la chiave privata che è necessaria per accedere alle criptovalute che uno possiede. Questa chiave privata è il modo per dimostrare di essere il proprietario delle monete. E una chiave privata è semplicemente una stringa di numeri e lettere. Il consiglio comunque è quello di spostare i propri fondi dagli exchange a un wallet personale. Quindi è bene sì iniziare con un exchange, ma poi successivamente, quando ti addentrerai, capirai che è bene poi custodire le proprie criptovalute. Infatti le criptovalute non dovrebbero mai stare nelle mani
di un exchange. Perché? Perché nel mondo cripto l'autocustodia è il 90% di tutta quanta la sicurezza con le criptovalute. Quindi, regola numero zero, se le tue criptovalute non sono in un portafoglio, non sono le tue. E in quel caso la custodia spetta all'exchange su cui si trova. Quindi la domanda è: perché esporsi a dei rischi inutili? Altra domanda interessante è: come iniziare? Con quanto iniziare? A parte che trovi un bel corso gratuito qui su YouTube e ci sono diverse risorse e lo trovi all'interno della pagina principale. Corso gratuito, sono 4 video per un'ora di corso gratuito. Ora, per iniziare, è bene iniziare. Innanzitutto, iniziare è fondamentale e soprattutto iniziare in piccolo. E consiglio sempre alle new entry di iniziare con le basi, quindi con l'acquisto di Bitcoin e Ethereum, in quanto sono le criptovalute più grandi e quelle più liquide per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato. E basterebbe metterci 10 euro e seguire, magari settimanalmente, quello che è l'andamento per iniziare a masticare, a vedere quello che succede nel mercato. Quando sei pronto ad acquistare le tue prime criptovalute, non è necessario che ti butti a capofitto. Anzi, calma e sangue freddo, non andare in FOMO, quindi non andare in sbatti, e con calma facciamo tutte quante le operazioni che dobbiamo fare. La maggior parte delle persone, delle esperte insomma con le quali mi sono confrontato e con cui ho concordato profondamente, consigliano di iniziare in piccolo, di destinare alle criptovalute solo una piccola parte del proprio portafoglio. Come dici, vorresti considerare opzioni di investimento alternative? Sì, è così. L'acquisto di criptovalute non è l'unico modo per seguire i trend e comunque la popolarità di questo asset. È possibile esporsi alle criptovalute anche senza acquistarle direttamente. Come si fa? In primo luogo si può investire in società cripto. Molte dei principali exchange o comunque società sono quotate in borsa e sono coinvolte attraverso degli investimenti propri, anche attraverso delle partnership o comunque altro. Esistono anche società pubbliche, tra cui Coinbase, BlockInch e Riot Platform. Infine, da poco è anche possibile investire in ETF. Quindi, insomma, ci sono diverse strade. Adesso, quello che voglio dirti è che una volta che hai acquisito tutte quante queste informazioni di base, c'è ancora molto da sapere e da capire sugli investimenti in criptovalute. E come già ti ho detto, trovare una community che ti aiuta e ti supporta può essere un tassello molto importante del tuo percorso, quindi per sciogliere tutti quanti i dubbi, metterci meno tempo e chiaramente non commettere gli errori che solitamente chi all'inizio ed è da solo commette. La chiave, dal mio punto di vista, è entrare all'interno di CP Academy, perché oltre ad essere la prima scuola di monetizzazione in Italia, ha una buona rappresentazione di donne e soprattutto spendi dei soldi per accedervi che sono non sprecati dal fatto che potresti incorrere in delle academy, a parte che non esistono le academy come la nostra, ma in corsi che non servono realmente a nulla. E quindi affidarti a una community che esiste da più di 4 anni è sicuramente un punto a tuo favore, e soprattutto fai un investimento su te stesso e questo ti garantisce di poter acquisire le informazioni di cui necessiti per progredire in questo mondo in modo anche poi successivamente autonomo ma profittevole. Ora, in CP Academy, come ti dicevo, abbiamo oltre 1000 studenti e puoi concentrarti prima di tutto sulla formazione e soprattutto non avere poi paura di fare delle domande. Infatti la CP Academy è come uno spazio sicuro che vedo io come tra amici. E poi, insomma, l'altra cosa che c'è bisogno da fare è capire i rischi. Un po' di statistica anche qua. Il 22% delle donne intervistate che non ha investito ha dichiarato di non fidarsi del mercato e circa il 30% di avere paura di perdere denaro. Vale la pena stressare questo aspetto. Infatti, acquistare criptovalute significa accettare i rischi, le potenziali perdite e anche l'aumento della volatilità. Le criptovalute storicamente hanno attraversato degli alti e dei bassi nel corso della loro esistenza e, a differenza del mercato azionario, non hanno decenni di storia che ci aiutano a valutare cosa potrebbe accadere dopo. Tuttavia, le inflessioni sono una parte inevitabile dell'investimento, che si tratti di Bitcoin o comunque dell'SP500. Ora, quello che voglio dirti è che la capacità di resistere è fondamentale, resistere alla tempesta per ottenere dei risultati positivi. Infatti, tante volte quando si vede che magari Bitcoin, per fare un esempio, va giù, la gente vende in perdita. Invece sono quelli i momenti in cui bisogna tenere salde le proprie emozioni. Personalmente ho sempre sostenuto la necessità di andare a considerare le criptovalute come un investimento a lungo termine piuttosto che un'operazione a breve termine, soprattutto se sei una nuova entrata. Anche se poi, insomma, orbitano delle altre metodologie di investimento che sono profittevoli nel breve termine. Quindi bisogna un po' capire e fare un percorso. Infine, cerca di stare sempre sul pezzo, quindi nuove monete ogni giorno si affacciano al mercato, nascono sempre nuovi utilizzi per la tecnologia e insieme a tutti questi progetti poi ci sono delle altre opportunità per partecipare attivamente alla vita delle criptovalute, della blockchain, insomma, oltre al fatto che ci si possa investire. Parlando di strategie di investimento, uno può pensare che ci sono diverse
metodologie di investimento e questo è piuttosto corretto, è anche diciamo piuttosto diverso da quello che sono gli investimenti tradizionali, anche se un po' le regole poi si sovrappongono. Personalmente, come stavo dicendo, per chi entra e che è nuovo, consiglio di fare un investimento sul lungo termine, che significa che si acquista una criptovaluta, si tiene per 2-3 anni e successivamente si vanno a prendere diciamo i profitti, ma con il tempo, imparando, si può integrare con il trading e cogliere anche opportunità di monetizzazione come soldi che piovono dal cielo, ovvero partecipare agli airdrop. Inoltre, ultimissima cosa, è importantissimo investire soltanto il denaro che si è disposti a perdere. Abbiamo già parlato di sicurezza, abbiamo parlato insomma dei wallet, abbiamo parlato degli exchange. Quello che mi resta da dirti è che quando imposti nuovi conti, assicurati di utilizzare delle password forti e soprattutto attiva l'autenticazione a due fattori. E questa è veramente una roba cruciale. Infine, fai attenzione alle truffe, che sono molto diffuse. Come dici, se c'è un libro o un sito che ti consiglio per iniziare, sicuramente l'Academy, con tutti quanti i materiali aggiornati giorno dopo giorno. Ma se ti piacciono i classici e vuoi saperne di più della tecnologia, puoi sicuramente sfruttare i libri più popolari sul mercato: Bitcoin Standard, The Little Bitcoin Book e Catching Up to Crypto. Bene, siamo in conclusione di questo video, spero che possa esserti stato utile e soprattutto mi fa piacere, lo ribadisco, vedere tutte queste nuove leve all'interno del mondo cripto. E per questo video è tutto, ti lascio tutti quanti i commenti qui sotto, quindi fammi sapere che cosa ne pensi, cosa vorresti vedere nei prossimi video, cosa vorresti approfondire. Insomma, spero di vederti dall'altra parte in CP Academy. Da Antonio è tutto e per questo video ci vediamo al prossimo. To the moon!